partenza della seconda gara dell'Euro Formula Open a Le Castellet, con Harrison Scott che patina al via e vede Nikita Troitsky issarsi al comando, mentre Fittia mantiene la terza posizione a scapito di Karkozic e Ameya Vadianathan. Già il contatto che mette fuori Matheus Iorio e Pedro Cardoso alla prima curva, il sorpasso di Scott che porta l'inglese in vetta alla corsa con Troitsky che deve desistere. La battaglia tra Han e i piloti di casa Campos, tutti raccolti per gli ultimi punti disponibili. Il duello tra Cardoso e Schuchling che ha animato la 14ª piazza. Ancora il confronto tra i due che hanno animato le posizioni di rincalzo, ma sul podio ha chiuso alle spalle di Scott Nikita Troitsky, il russo portacolori dell'SMP. E qui Karkozic che vede Petru Florescu conquistare la sesta posizione, il polacco di RP Motorsport comunque autore di una bella corsa che l'ha portato in zona punti. Anche Thiago Vivacqua ne approfitta per seguire il compagno rumeno, un bel confronto che porta però Karkozic fuori dal limite della pista e il brasiliano ne approfitta per la settima posizione. Dunque Scott che va a conquistare il quinto successo su sei gare, 151 punti in classifica per lui. Alle sue spalle Ameya Vadianathan in campionato, ma sul podio sono saliti Nikita Troitsky, miglior rookie, e Jannes Fittie. Mesdames et messieurs, après ce coup, allez, picture please, la photo.